C'era una volta in un luogo fuori dal tempo una piccola anima che disse a Dio: io so chi sono. Ma è meraviglioso. E dimmi, chi sei? Sono la luce. È proprio vero. Tu sei la luce. La piccola anima si sentì tanto felice perché aveva finalmente scoperto quello che tutti i suoi simili nel regno avrebbero dovuto immaginare, e allora disse: è davvero fantastico. Ben presto, però, sapere chi era non fu più sufficiente. Sentiva crescere dentro di sé una certa agitazione, perché voleva essere ciò che era. Tornò quindi da Dio. Un'idea niente male per chiunque desideri essere chi è in realtà, e domandò: ciao Dio, adesso che so chi sono, va bene se lo sono? Intende dire che vuoi essere chi sei già? Beh, una cosa è saperlo, ma quanto è esserlo veramente? Insomma, io voglio capire come ci si sente nell'essere la luce. Ma tu sei la luce! Sì, ma voglio scoprire che cosa si prova. Eh già, avrei dovuto immaginarmelo. Hai sempre avuto un grande spirito d'avventura. Però c'è un problemino. Non c'è altro che luce. Vedi, io ho creato solo ciò che sei, e di conseguenza non posso suggerirti nulla per sentire chi sei, perché non c'è niente che tu non sia. Tu sei come una candela al sole. Oh, esisti indubbiamente, in mezzo a milioni di miliardi di altre candele che insieme lo rendono ciò che è. E il sole non sarebbe il sole senza te. Senza una delle sue fiammelle rimarrebbe una semplice stella, perché risulterebbe altrettanto splendente. E dunque, la domanda è questa: come fare a riconoscersi nella luce quando se ne è circondati? Il creatore sei tu, e escogita una soluzione. L'ho già trovata. Dal momento che non riesci a vederti come luce, quando sei dentro la luce, verrai sommerso dalle tenebre. E che cosa sarebbero queste tenebre? Sono ciò che tu non sei. Mi faranno paura? Solo se sceglierai di lasciarti morire. In effetti, non esiste nulla di cui avere paura, a meno che non sia tu a decidere altrimenti. Vedi, siamo noi a inventarci tutto, a lavorare di fantasia. Ah, se è così... Fece un sospiro di sollievo la piccola anima. Poi Dio proseguì spiegando che si arriva alla percezione delle cose quando ci appare il loro esatto opposto. E questa è una vera benedizione, perché se così non fosse, tu non riusciresti a distinguerle, non capiresti che cosa è caldo senza freddo, né che cosa è su se non ci fosse giù, né veloce senza lento, non sapresti che cos'è la destra in mancanza della sinistra, e neppure che cosa sono qui e adesso, se non ci fossero là e poi. Perciò, quando le tenebre saranno ovunque, non dovrai agitare i freni e maledirle. Sii piuttosto un folgore nel buio e non farti prendere dalla polvere. Allora saprai chi sei in realtà, e anche tutti gli altri sapranno. Fa che la tua luce risplenda al punto da dimostrare a chiunque quanto sei speciale. Intendi dire che non è sbagliato fare in modo che gli altri capiscano il mio valore? Ma naturalmente, è sicuramente un bene. Rammenta però che speciale non significa migliore. Tutti sono speciali, ognuno a modo proprio. Tuttavia, molti lo hanno dimenticato. Capiranno che è buona cosa esserlo nel momento in cui lo comprenderai. Davvero? Posso essere speciale quanto voglio? Oh sì, e puoi iniziare fin da ora. In che modo? Non capisco. Beh, essere la luce non ha altri significati, ma l'essere speciale può essere interpretato in vari modi. Lo si è quando si è teneri o quando si è gentili o creativi. E ancora, si è speciale quando ci si dimostra pazienza. Ti vengono in mente altri esempi? La piccola anima rimase seduta per qualche istante a riflettere. Poi esclamò:
Ne ho trovate un sacco. Rendersi utile, condividere le esperienze, comportarsi da buoni amici, essere premurosi nei confronti del prossimo. Ecco, questi sono i modi per essere speciali. Sì, e tu puoi scegliervi tutti. Oppure puoi trovare qualsiasi altro modo per essere speciale che ti vada a genio, in ogni momento. Ecco cosa significa essere la luce. So cosa voglio essere, io so cosa voglio essere. E ho deciso che sceglierò quella parte che viene chiamata essere disposti al perdono. Non è forse speciale essere indulgenti? Oh, certo, è molto speciale. Va bene, è proprio la pazienza quello che voglio essere. Voglio saper perdonare. Voglio fare l'esperienza in questo modo. C'è una cosa però che dovresti sapere. La piccola anima fu sul punto di perdere la pazienza. Sembrava ci fossero sempre qualche complicazione. Che c'è ancora? Non c'è nessuno da perdonare. Nessuno? Era difficile credere a ciò che aveva appena udito. Nessuno. Tutto ciò che ho creato è perfetto. Non esiste anima che sia meno perfetta di te. Guardati attorno. Solo allora la piccola anima si rese conto che si era radunata una grande folla. Tanti altri suoi simili erano arrivati da ogni angolo del regno, perché si era sparsa la voce di quella straordinaria conversazione con Dio, e tutti volevano ascoltare. Osservando le innumerevoli altre anime radunate lì intorno, non poté fare a meno di dare ragione al Creatore. Nessuna appariva meno meravigliosa, meno magnifica o meno perfetta. Tale era il prodigio di quello spettacolo e tanta era la luce che si sprigionava tutt'attorno che la piccola anima riusciva a malapena a tenere lo sguardo fisso sulla moltitudine. Chi dunque dovrebbe essere perdonato? Accidenti, mi sa proprio che non mi divertirò. Mi sarebbe tanto piaciuto essere colui che perdona. Volevo sapere come ci si sente essere speciali in quel senso. La piccola anima capì in quel momento che cosa si prova a essere tristi. Ma un'anima amica si fece avanti tra la folla e disse: Non te la prendere, io ti aiuterò. Dici davvero? Ma che cosa puoi fare? Ecco, posso offrirti qualcuno da perdonare. Posso venire nella tua prossima vita e fare qualcosa che ti consentirà di dimostrare la tua indulgenza. Ma perché? Per quale motivo? Sei un essere di suprema perfezione. Puoi vibrare a una velocità così grande da creare una luce tanto splendente da impedirmi quasi di guardarti. Che cosa mai potrebbe indurti a rallentare le tue vibrazioni fino a offuscarla? Che cosa potrebbe spingere te, che sei in grado di danzare in cima alle stelle e viaggiare per il regno alla velocità del pensiero, a calarti nella mia vita e divenire tanto pesante da compiere questo atto malvagio? È semplice, perché ti voglio bene. Sentendo quella risposta, lo stupore invase la piccola anima. Non essere tanto meravigliata, piccola anima. Tu hai fatto lo stesso per me, davvero non ricordi? Oh, abbiamo danzato insieme molte vite, tu ed io. Nel corso di tutte le età del mondo e di ogni periodo storico abbiamo ballato. Abbiamo giocato per tutto l'arco del tempo e in molti luoghi, solo che non te ne rammenti. Entrambi siamo stati tutto, siamo stati su e giù, la sinistra e la destra, il qui e il là. L'adesso e il poi, e anche maschio e femmina, bene e male, siamo ambedue stati la vittima e l'oppressore. Ci siamo incontrati spesso, tu ed io, in passato, e ognuno ha offerto all'altro l'esatta e perfetta opportunità di esprimersi e di fare esperienza di ciò che siamo in realtà. E quindi, io verrò nella tua prossima vita e questa volta sarò il cattivo. Commetterò nei tuoi confronti qualcosa di veramente terribile e allora riuscirai a provare come ci si sente nei panni di colui che perdona. Ma che cosa farai da risultare tanto tremendo?
Oh, ci faremo venire qualche bella idea. Sai, tu hai ragione riguardo una cosa. Dovrò diminuire alquanto le mie vibrazioni e aumentare a dismisura il mio peso per commettere questa brutta cosa. Mi toccherà fingere di essere ciò che non sono e quindi ti chiedo in cambio un favore. Oh, qualsiasi cosa, riuscirò a perdonare. Sei davvero un angelo. Sei così disponibile ad accontentarmi. È naturale che sia un angelo. Ognuno di voi lo è. E rammentatelo sempre. Io vi ho mandato solo angeli. A quel punto, la piccola anima sentì ancora più forte il desiderio di esaudire la richiesta e chiese di nuovo: che cosa posso fare per te? Quando ti colpirò e ti maltratterò, nell'attimo in cui commetterò la cosa peggiore che tu possa immaginare, in quello stesso istante dovrai rammentare chi sono in realtà. Oh, ma lo farò, lo prometto, ti ricorderò sempre così come sei qui in questo momento. Bene, perché vedi, quando saremo lì, avrò dimenticato chi sono, e se non mi ricorderai per come sono, potrei non rammentarmelo per un sacco di tempo. Se mi ricordassi chi sono, tu potresti addirittura dimenticare chi sei, e saremmo perduti entrambi, e allora avremmo bisogno di un'altra anima che venisse in nostro soccorso per rammentarci chi siamo. No, questo non accadrà, io ti ricorderò e ti ringrazierò per avermi fatto questo dono, l'opportunità di provare chi sono. Quindi l'accordo fu fatto e la piccola anima andò verso una nuova vita, felice di essere la luce raggiante per la parte che aveva conquistato, la capacità di perdonare. Attese con ansia ogni momento in cui avrebbe potuto fare questa esperienza per ringraziare l'anima che con il suo amore l'aveva resa possibile. E in tutti gli istanti di quella nuova vita, ogni qualvolta compariva una nuova anima a portare gioia o tristezza, specialmente tristezza, ricordava quello che aveva detto Dio. Rammentatelo sempre, io vi ho mandato solo angeli.